oltre 230 i progetti presentati da più di 40 paesi di 4 diversi continenti. Alla fine però sono 3 i lavori ad essersi aggiudicati il podio del concorso per startup indetto dal gruppo Estra in collaborazione con Viva Venture Partners. Un bilancio più che positivo, commentato con entusiasmo dai rappresentanti delle due aziende. Una grande esperienza questa startup call internazionale, un momento di maturità di un'azienda che vuole continuare a crescere, si confronta nel mercato partendo dall'innovazione, senza dimenticare il legame con il territorio. È stato un successo questa E-Cube perché ha coinvolto progetti, iniziative di imprese che provengono da tutto il mondo. I settori di maggiore interesse per noi e anche quelli su cui si sono presentate le iniziative sono quelle dell'analisi dei big data, sono quelle del risparmio energetico, quindi nuove tecnologie legate al risparmio energetico e quelle sulla customer experience dei clienti. Il primo posto, con un premio di 30.000 euro, è andato all'azienda italiana con sede ad Arezzo e Milano, ad Abra, che ha presentato una piattaforma di coordinamento delle attività di marketing aziendale. Immaginiamo che, grazie all'intelligenza artificiale, ognuno di noi, interagendo con un brand, con un'azienda, riceverà un marketing personalizzato. Secondo e terzo posto sono andati invece a 2 progetti stranieri, ideati da start-up di Parigi e Barcellona.